Volevo chiederle, tornando alla guerra, c'è un libro di un giornalista che si chiama Chris Hedges che è intitolato Il fascino oscuro della guerra. A Trento hanno fatto una conferenza con un titolo simile, Il terribile fascino della guerra. Lei che, a partire da Annibale, uno dei più grandi condottieri della storia militare, i fronti di guerra se li è fatti tutti, solo per restare alla prima guerra mondiale, da Gallipoli alle Argonne, al fronte orientale ovviamente. Che cosa pensa? C'è un'ipotesi di fascino in questo massacro? Allora, il dramma di fondo è che la parola pace è una parola debole. I bambini non giocano alla pace, si stufano subito. Giocano alla guerra. Però è anche vero che giocare alla guerra comporta un atto di esorcismo. Cioè, se tu giochi alla guerra, esorcizzi il male peggiore. È una simulazione di guerra che serve a esorcizzare la guerra vera. Pace e guerra sono parole che, come dice il romanzo di Tolstoi, si sono sempre cercate, non solo, ma questo è tanto più vero nella situazione che ci circonda, se è vero che noi viviamo una pace da 70 anni, che è un'assoluta eccezione nella storia di massacri di questo continente, se è vero tutto questo, è anche vero che la pace non è un dono di Dio, non è un regalo che cade dall'alto, ma è una conquista e soprattutto è qualcosa che va conquistato giorno per giorno, e ci sono dei momenti in cui per garantire la pace è necessario fare la guerra. Cioè, ciò che noi subiamo oggi nasce anche dalla nostra incapacità di intervenire in certi quadri, oppure dalla nostra incapacità di intervenire politicamente in territori come l'Afghanistan, come l'Iraq, la Siria e la Libia, che erano governate da dittature laiche, ma pur sempre laiche, e oggi sono invase dai fondamentalisti. Io ogni giorno non capisco perché nessuno ci pensa a ringraziare ironicamente George Bush per quello che sta accadendo oggi in Europa. Cioè, è tutto un frutto di quella macchina spaventosa che si è messa in moto per quella inutile guerra di esportazione della democrazia. Però ripeto, oggi abbiamo i tagliagole alle frontiere, vanno affrontati, perché il mondo non si governa con i droni. Questo me l'ha detto un contadino che ho incontrato facendo la piantica a piedi. Era un pugliese di Gravina che parlava in modo così, con un dialetto così stretto, che ho avuto bisogno dell'interprete simultaneo, e io gli ho detto, a un certo punto gli ho detto: ma secondo lei noi facciamo bene a fare questo viaggio a piedi o siamo pazzi? E lui ha fatto tutto un concione di cui non ho capito niente, ma poi mi è stato tradotto che voleva dire proprio questo: il territorio si controlla se lo attraversi a piedi, altrimenti ti sfugge di mano, altrimenti diventa territorio della mala, o diventa territorio dell'ISIS. E poi ha detto questa cosa: cosa sono quelle robe che volano lì? Come possono pensare di governare il mondo con quella roba lì premendo un bottone da lontano? Questo me l'ha detto un contadino che avrà avuto 80 anni, che aveva a torso nudo, con una pancera di lana tutta sghemba, che parlava in modo totalmente incomprensibile, ma aveva questo profondo buon senso in cui mi sono assolutamente ritrovato. Quindi anche i politici farebbero bene andare a piedi ogni tanto per sentire questi aforismi. E infine tornerei al titolo del libro, già l'ho anticipato in parte. Ci sono queste distese di papaveri rossi sul fronte occidentale, finiscono sulle copertine dei libri che riguardano la battaglia della Somme, di Verdun. Sono i papaveri rossi di cui parlava Fabrizio De André in una canzone famosa. I cavalli sono i papaveri rossi, di fatto. Sì, allora sarò breve perché siamo in drammatico ritardo. Il fronte occidentale è un fronte pieno di musei, di percorsi guidati,
con una cura dei luoghi della memoria che noi italiani ci scordiamo, quindi tanto di cappello. Però il fronte occidentale ha questo difetto di cui ti accorgi solo dopo un po', e cioè viaggiando in quei luoghi hai la sensazione che questa memoria così strutturata riguardi qualcosa di archeologico che non potrà mai più avvenire, cioè come se la guerra fosse un fatto antico e ormai sorpassato, come le piramidi, qualcosa da museo. Se vai sul fronte orientale, invece, quello dei cavalli che dormono in piedi, tu non hai musei, non hai percorsi guidati, hai spazi spaventosi, perché la guerra che sul fronte occidentale è concentrata su una fascia minima, sul fronte orientale invece è diluita su spazi spaventosi. Tu sei lì e non sai da che parte girarti per sapere dove sono i luoghi, no? Ti ci vuole tempo, spazio, contatti, incontri prima di riuscire a cavare un ragno dal buco. Quindi è un fronte che non ha una memoria strutturata, ma ha qualcosa di infinitamente più importante: la percezione che tu cammini su ferite ancora aperte, ferite che si sono aperte nel 1914. Cioè, mentre le terre dall'altra parte hanno avuto pace, le terre di là, dal 14 in poi, non hanno più avuto pace, perché i treni su cui tu viaggi per andare al fronte, che sono gli stessi dei ragazzi del 1914, ma sono anche gli stessi che hanno portato gli ebrei a Treblinka, sono anche gli stessi che hanno portato nei gulag i condannati di Stalin, sono gli stessi che hanno portato in gita sociale la nomenclatura sovietica. Cioè, hai la netta sensazione che nel 1914 si è rotto qualcosa e quel mondo, inclusi i Balcani, soffra ancora da un secolo della fine del mondo di ieri. Questa cosa da triestino la sento molto bene, perché appunto il porto di Trieste, che era porto di un impero, dal 1914 in poi, dopo essere stato proprio fino al 1913, aver avuto un continuo crescendo di traffici, diventa improvvisamente un porto di seconda categoria, l'ultimo porto in alto a destra della carta geografica in Italia. Situazione che noi scontiamo ancora. Oggi si è duplicato il canale di Suez, non c'è nessun politico in grado di dire: ecco, ora la città ritorna ad avere il suo ruolo nel centro d'Europa. Quindi questa è il viaggio che ho fatto sul fronte dei cavalli che dormono in piedi, è proprio, ti dà questa sensazione, ti riaccende uno stato d'allerta nei confronti di un rischio di guerra che è sempre dietro l'angolo. Se tu vai sul fronte occidentale questo non lo senti. Voi andate alla Gare de l'Est, per esempio, a Parigi, dove per tre volte in un secolo i francesi hanno dovuto partire per fronteggiare i tedeschi che li invadevano, 1870, 1914, 1940. Voi andate lì e dite: vabbè, l'Europa ormai è un dato assodato, no? Si fanno gli annunci in francese e in tedesco, si vendono i brezel, che sono i pani, il pane nero con il sale sopra, e tipicamente tedesco, assieme alle baguette francesi. Sapete tutto delle linee tedesche e francesi, dei tedeschi e francesi della stessa stazione. Dite: ecco, l'Europa è fatta. Poi, appena entrate nella metropolitana, vi trovate dentro una società di una metropoli profondamente divisa, percorsa da rischio islamista, con tensioni sociali, etniche e religiose che sembrano trasferire sul piano degli individui la tensione che prima si sfogava a livello di nazioni, no? Quindi non so che farmene di un centenario melenso di questa guerra, costruito per tranquillizzarmi, per dirmi che questa guerra è un evento, che la guerra è un evento sepolto per sempre. Io ho bisogno di tenere desta un sano stato di allerta e un sano stato di paura, perché la pace non è un regalo
gratuito e dobbiamo essere consci che dobbiamo difenderlo ogni giorno, a partire dal nostro individuo, a partire dal pianerottolo di casa nostra, a partire dal rapporto con gli stranieri, perché è l'unica arma che abbiamo, perché la zizzania non ci invada nuovamente. La pace non è scontata.